focus della giornata di oggi non poteva che essere sulla finalissima di Coppa Italia giocata e vinta ieri dalla Juventus contro l'Atalanta grazie ad un gol di Dusan Vlahovic in avvio. Juve pazza gioia, titola la Gazzetta dello Sport, che parla anche di Allegri con «missione compiuta, ma può non bastare». La Rosea inoltre regala spazio anche al brivido Inter per la restituzione del prestito e al «sorpasso Fonseca» nella corsa alla panchina del Milan. La prima pagina del Corriere dello Sport dà spazio al trionfo in finale di Coppa Italia della Juventus, l'allegrata Atalanta KO, 1-0, Allegri saluta con un trofeo e 100 milioni di tesoro. Il taglio basso del quotidiano è dedicato all'uomo mercato più chiacchierato del Bologna, Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese è il desiderio di diversi club, tra cui Milan e Juventus. Svelato il suo prezzo, Zirkzee costa solo 40 milioni, un accordo tra il Bologna e l'agente, Kia, facilita la cessione. La prima pagina di Tutto Sport dà voce alla vittoria della Juventus in Coppa Italia. Goduria Juve, con Super Vlahovic battuti l'Atalanta e l'arbitro Maresca. Su, AS e Medio Madrid con una foto di Bellingham e Vinicius che campeggia al centro, mentre in basso trova spazio anche il success 0 dell'Atletico contro il Getafe. Su, L'Equipe, la prima pagina è per Barcola in campagne, dopo il 2-1 di ieri in trasferta dei parigini sul campo del Nizza. Coppa Italia, Atalanta-Juventus 0-1, bianconeri campioni, 15 gradi titolo. La Juventus ha vinto la Coppa Italia 2023-24, la 15ª della sua storia e la 5ª con Max Allegri in panchina. I bianconeri hanno battuto 1-0 l'Atalanta nella finalissima di Roma grazie a un gol di Dusan Vlahovic dopo appena 4, che ha di fatto deciso un match comunque molto intenso ed equilibrato per tutti i 90. L. Allegri bis, se davvero addio sarà, si chiude dunque con un trofeo. Gasperini, alla terza finale persa, avrà la chance di rifarsi tra una settimana esatta nell'ultimo atto dell'Europa League. United, Bruno Fernandes, starò qui finché il club vorrà. Adesso puntiamo l'FA Cup. Ai microfoni di Sky Sports, dopo il successo contro il Newcastle, il centrocampista del Manchester United Bruno Fernandes ha commentato, ovviamente il lavoro non è ancora finito. Abbiamo ancora una partita in Premier League, e poi la più grande partita della stagione, la finale della Coppa di Inghilterra. È stata una stagione difficile. La classifica lo mostra e ne siamo tutti consapevoli. I tifosi sono stati fantastici e ci hanno supportato per tutta la stagione. Apprezziamo tutti quello che hanno fatto per noi. Ag, Tel, è concentrato al 100% sul Bayern Monaco. Obiettivo imparare e migliorare. Con ogni probabilità sarà ancora al Bayern Monaco il futuro di Mathys Tel. L'attaccante classe 2005 è approdato ai biancorossi bavaresi nel 2022 dopo aver debuttato in Ligue 1 con il Rennes. L'esperienza è stata positiva anche se ovviamente il ragazzo deve imparare molto e crescere ancora per diventare poi un top player. Le qualità ci sono e nella stagione in corso il ragazzo ha collezionato 40 partite fra tutte le competizioni realizzando 9 reti e 5 assist. Un bottino molto importante per il giocatore che è finito nel mirino di diversi club. Girona, c'è rinnovo di Blind, il difensore firma fino al 2026 con i catalani. Il Girona blinda un suo pilastro della difesa. Con la qualificazione alla prossima Champions League in tasca, traguardo storico per i biancorossi, è arrivata la firma sul rinnovo di contratto da parte di Daily Blind.
Il centrale olandese, si legge sul sito ufficiale della società, si è legato fino al 2026 ed è pronto a guidare la squadra catalana per le prossime due stagioni. Clamoroso in Premier League. Il 6 giugno i club decideranno se abolire o meno il VAR. Poco più di due settimane e l'Inghilterra potrebbe prendere una decisione storica nel mondo del calcio. Il condizionale ovviamente è d'obbligo in quanto l'assemblea dovrà ancora tenersi. Il 6 giugno i club della Premier League si incontreranno per votare se, per la prossima stagione, mantenere il VAR oppure abolirlo. A darne l'annuncio è la BBC che poi snocciola i motivi che potrebbero portare il massimo campionato inglese ad una vera e propria marcia indietro dal punto di vista dell'utilizzo della tecnologia. PSG. Settimana prossima Xavi Simons deciderà il suo futuro. Barcellona idea più allettante. Ancora incerto il futuro di Xavi Simons. Il giovane attaccante olandese sta facendo molto bene in Bundesliga con la maglia dell'Ipsia, avendo realizzato complessivamente 9 reti e 15 assist nelle 42 partite in cui è stato chiamato in causa. Il Paris Saint-Germain sembrerebbe voler puntare su di lui e nella giornata di ieri avrebbe proprio informato il giocatore sarebbe nei piani di Luis Enrique per la prossima stagione con la formazione della capitale francese che dovrà fare a meno di Kylian Mbappé. Quale futuro per Ansu Fati? Il giocatore spinge per il Siviglia. E il padre allontana il Barca. Quale futuro per Ansu Fati? L'ex stellina della Masia del Barcellona infatti si trova di fronte a un bivio della carriera con da una parte l'avventura al Brighton in Inghilterra in cui non è riuscito a mostrare quelle qualità che l'avevano fatto salire agli onori delle cronache sportive nella stagione 2019-20 quando esordì con la maglia dei catalani a cui è ancora legato. In questa stagione infatti il classe 2002 ha collezionato 28 presenze, con 4 gol e un assist, sotto la guida di quel Roberto De Zerbi che nei giorni scorsi ha spiegato di non aver ancora parlato con il club e lo stesso calciatore del futuro. Real Madrid. Quale futuro per Modric? Domani il croato incontrerà il presidente Perez. La giornata di domani con tutta probabilità sarà decisiva per conoscere il futuro di Luka Modric che potrebbe lasciare il Real Madrid dopo 22 stagioni ricche di trofei. Secondo quanto riportato da Telemadrid e Onda Madrid infatti è previsto per questo giovedì l'incontro fra il croato classe 85 e il presidente del club Florentino Perez per parlare del futuro e decidere se continuare assieme o salutarsi dopo la finale di Champions League a Wembley che vedrà gli spagnoli opposti al Borussia Dortmund.